Mente Ritrovati nasce da un'idea, da un'ispirazione che ho preso da Zavattini, lo sceneggiatore e scrittore neorealista, e dal libro che fece con Paul Strand negli anni 50. Fece un libro fotografico su Luzzara, il paese di origine di Zavattini. 20 anni dopo, sempre Zavattini, parlando con Gardin, rifotografò alcune fotografie che 20 anni prima, negli anni 50, Paul Strand aveva fotografato, e Gardin, con grande sorpresa, si accorse che molti protagonisti di quelle foto, che in realtà non avevano mai visto quegli scatti, si rimisero nelle stesse posizioni. E allora, oltre all'interpretazione che Gardin fece di Luzzara, ci fu un vero e proprio passaggio di tempo tra gli anni 50 e gli anni 70, quindi quei 20 anni di differenza. Guardando questo progetto ho pensato subito al mio paese di origine, a Montefiore dell'Aso, che è un piccolo paesino di 2000 abitanti in collina nella provincia di Ascoli Piceno, un tipico paesino marchigiano medievale. Qui Oronzo Mauro, che appunto è il direttore degli archivi delle famiglie di Montefiore dell'Aso, già dal 2003 si rese conto dell'importanza della digitalizzazione nell'archiviazione, ovvero capì che sempre più si rischia che il materiale, i formati materiali, in questo caso delle fotografie, rischino di andare perduti ogni giorno. Quindi andò casa per casa all'interno di Montefiore dell'Aso, appunto, a chiedere alle rispettive famiglie del paese se avevano fotografie amatoriali, cioè le fotografie che tutti noi abbiamo in casa, fotografie di battesimi, di matrimoni o più semplicemente di attimi quotidiani che ognuno appunto ha nel proprio cassetto. Lui, insieme ad altri collaboratori, le prese e le digitalizzò tutte quante. Poi il materiale, il formato originale, venne sempre restituito alle famiglie. Da qui ho iniziato a fare ricerca, a studiare, e tra questi 30.000 scatti ne ho selezionati 27. Poi sono andato casa per casa, testimonianza per testimonianza, a ritrovare quelle persone, perché questi scatti vanno dagli anni 40 agli anni 80, e le ho rifotografate a distanza appunto di 50, 60, 70 anni, negli stessi posti e appunto con le stesse persone. Quindi ho cercato una vera e propria testimonianza del tempo attraverso la fotografia, e quindi ci si ritrova questo paragone tra quel bambino e quel nonno. Gianmaria ha voluto tirar fuori delle storie, ha voluto lavorare su alcune storie di alcune vite vissute, ritirando fuori appunto, con nostalgia anche a volte, delle tematiche che riguardano il tempo passato, ma ricollegandole con un presente e forse anche con il futuro ipotetico. Sono immagini che fanno riflettere, perché alcune ragionano appunto sulla perdita, sulla mancanza, sull'assenza. Altre immagini ragionano appunto sull'evoluzione, sul cambiamento, non solo delle persone ritratte, ma anche sul cambiamento degli ambienti, sul cambiamento dell'abbigliamento, sul cambiamento del lavoro, sul cambiamento di un paesaggio. All'interno di questa raccolta fotografica, che poi ci sono coppie di innamorati o coppie di fratelli e sorelle, coppie di amici che da bambini sono diventati anziani e sono cresciuti insieme all'interno dello stesso paese. Oppure c'è il tema dell'assenza, quindi mi sono dovuto confrontare anche con tante persone che magari avevano perso la propria mamma o il proprio papà, oppure la persona che amavano, il proprio marito, la propria moglie, e quindi anche per loro tornare sullo stesso posto dopo tanto tempo senza quella persona che per tutta la vita li ha accompagnati non è stato facile per loro e non è stato facile per me. Ci sono famiglie che si sono scomposte, ci sono bimbi con la propria mamma e adesso ci sono soltanto quei bimbi che adesso sono uomini. C'è una foto molto particolare in cui un signore che da bambino era lì al parco del paese e adesso si vede che oltre ad essere cresciuto lui è cresciuto il parco e tutto quello che c'è intorno è cambiato. Quindi si va a creare una vera e propria testimonianza del tempo. E quello che mi sono sempre chiesto è quanta vita è passata tra questi scatti. Come in un romanzo, tra una pagina e l'altra viene raccontata una vita. Nel libro, tra la pagina di sinistra, in cui c'è la foto del passato, e la pagina di destra, in cui c'è la foto del presente, a distanza di 5 cm di carta ci sono 50 anni di vita. E quindi mi sono sempre chiesto quanta gioia, quanti dolori, quante tristezze, quanto male e quante risate sono passate in questi 50 anni.